Entro l'estate saranno vaccinati tutti i pescaresi. L'obiettivo del comune ed è quanto ha annunciato oggi il sindaco Carlo Masci durante una conferenza stampa che si è svolta proprio alle mie spalle, come mostrano le immagini di Diego Martelli. Da oggi al Pescara Fiere gli stanno effettuando le somministrazioni agli over 80. Da questa mattina entra in attività il centro per le vaccinazioni di massa, che è stato allestito nel polo fieristico di Via Tirino in zona Fontanelle. Si tratta della stessa struttura che in questi mesi è stata utilizzata per lo screening di massa, dove sono stati eseguiti circa 70.000 test rapidi, mentre al Palabecce, al porto turistico Marina di Pescara, nel pomeriggio avverranno le somministrazioni del cosiddetto richiamo a tutti coloro che sono già stati contattati in precedenza. Il Palabecce chiuderà i battenti il 1° aprile e le somministrazioni per i richiami verranno effettuate di pomeriggio al Pescara Fiere. E i vaccini sono la priorità per ASL e Comune, che da dicembre scorso lavorano in sinergia, ma sentiamo l'assessore alla protezione civile Eugenio Seccia, direttore dell'unità operativa Organizzazione Cure Territoriale della ASL Rossano di Luzio. Come avvengono le somministrazioni dei vaccini agli over 80? C'è una zona di reception iniziale, di diciamo, riconoscimento, di check-in, di ricomposizione di quelle che sono diciamo, i moduli che ovviamente devono essere riempiti per effettuare la vaccinazione, di anamnesi in una zona che viene alle nostre spalle, di attesa della somministrazione del vaccino, di somministrazione del vaccino per 12 postazioni che sviluppano 15 vaccini ogni ora e di post vaccino nella zona qui davanti a noi, dove ovviamente aspetteranno per un quarto d'ora le persone per poter poi andare via nella zona di check out con due uscite, dove potranno anche fissare un nuovo appuntamento per il richiamo del vaccino da somministrare. Contiamo dopo Pasqua di completare tutti gli ultraottantenni e poi attendiamo quelli che saranno i nuovi elenchi della ASL, che ovviamente avrà già stabilito quelle che sono le priorità di vaccinazione per eventuali categorie fragili. Speriamo di terminare entro Pasqua, oppure nei giorni immediatamente dopo Pasqua, quindi nella settimana dopo Pasqua, per poi iniziare con le categorie dei fragili e dei disabili. Ci stanno telefonando tanti telespettatori che si sono, dicono, prenotati, anche se noi sappiamo che si parla di manifestazione di interesse, sia come categorie fragili che come under 80. Che cosa accadrà, in questi casi? Allora, noi daremo la priorità alle categorie fragili e alle persone disabili, per cui invito naturalmente queste persone a non fare una doppia iscrizione, perché altrimenti avremo dei numeri raddoppiati. La manifestazione di interesse, dobbiamo pensare che non è una prenotazione, ecco, ci tengo a precisare, non è una prenotazione, serve solamente a noi per sapere che tipo di utenza abbiamo, qual è la quantità dell'utenza che dobbiamo affrontare. Quindi poi verranno fatte ulteriori comunicazioni o, come si sta facendo adesso, tramite il COC, verranno chiamati a casa telefonicamente. Spero anche dopo Pasqua di poter partire con un sistema di prenotazione come quello del CUP, mediante il portale delle Poste Italiane.